Eno News, Gerardo Fabretti con Carmelo Sgandurra, Master Sommelier, esperto di vini rumeni. Non è molto usuale parlare di vini fatti in Romania, almeno in Italia. Perché questa passione, perché questo interesse? Innanzitutto ho scoperto la Romania tanti anni fa, ho scoperto questa progressione nei vini rumeni, questa crescita notevole, e ho cercato di promuovere i vini rumeni un po' in giro per il mondo. Noi durante questa bellissima degustazione di vini, lei ha fatto un parallelo interessante fra l'Italia e la Romania, ce lo può spiegare, ce lo può raccontare? Un parallelo molto importante per quanto riguarda la tecnologia di produzione. Gli italiani sono intervenuti tantissimo in Romania come tecnologia di produzione, ma uno dei paralleli più importanti è stata la Sicilia e la Romania, perché in Romania ho ritrovato tanta sicilianità, cioè tanti vini che ricordano il nostro territorio, il territorio siciliano, vini di tantissimi anni fa. Come vede il futuro dei vini rumeni prossimamente? Beh, i vini rumeni sono in tantissima crescita, stanno crescendo bene. Vedo un grande futuro, ancora poco conosciuti, questa è una delle prime masterclass per la conoscenza di tanti autoctoni della Romania, una crescita potenziale molto molto importante in qualità e in quantità. Questo per quanto riguarda anche i vini autoctoni, quindi? Fondamentalmente io vedo la Romania nel futuro solo per i vini autoctoni, perché i vitigni internazionali buoni sicuramente caratterizzano un territorio, ma gli autoctoni rappresentano 2000 anni di storia e possono rappresentare la Romania nel mondo.